la senti questa voce. Chi canta il mio amore, la maglia è l'amore, non te lo so spiegare, tanto non capirà. Tanto non capirai. Tanto non capirai. Next season. Next su Radio Biancorossa. Tifosi del Bari, buon pomeriggio e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto non capirai Next Season qui su Radio Biancorossa, puntata numero 12. Buon mercoledì 19 giugno, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. Allora, nonostante il calciomercato non sia ancora iniziato ufficialmente, in casa Bari è tempo di piazzare i primi colpi in ottica Serie C. Quest'oggi andremo ad approfondire diverse trattative e vi diremo quale tra queste è ormai addirittura d'arrivo. Vi proporremo diversi contributi audio e avremo con noi l'avvocato Giancarlo De Peppo. Se avete delle domande per lui potete già prenotarvi, potete già iniziare a inviarci i vostri messaggi con le domande per il database biancorosso. Ma iniziamo subito, vado a salutare come sempre il mio compagno di viaggio Luca Deleteris. Ciao Luca. Eccoci qua, buon pomeriggio Nicola, buon pomeriggio a tutti i tifosi del Bari all'ascolto. I contatti per interagire, per inviarci i vostri messaggi, le vostre domande o le vostre osservazioni: 388-636-3965 per le vostre chiamate, ripeto 388-636-3965 per le vostre chiamate, altrimenti il numero WhatsApp per i vostri messaggi WhatsApp è il 392-579-3945, ripeto 392-579-3945, ma aspettiamo i vostri messaggi anche sulla nostra chat di Spreaker. E allora partiamo subito con il nostro consueto sondaggio di mercato. Quest'oggi non ci soffermiamo su un reparto, su un nome in particolare, ma vi facciamo una vera e propria domanda: secondo voi in quale reparto arriverà il primo acquisto? E poi vogliamo proprio esagerare, chi sarà secondo voi il primo acquisto del Bari? Diciamo che quest'oggi vi daremo un indizio, però sarà verso la fine della puntata, quindi avrete tutto il tempo per poter ipotizzare, per poter pensare al primo acquisto del Bari. Luca, secondo te chi sarà il primo acquisto del Bari? Io non lo dico, sennò altrimenti vado a svelare quello che sarà poi il contributo audio di più tardi. Ma io credo che effettivamente il primo acquisto possa essere Frattali, perché la porta è un ruolo che abbiamo bisogno di coprire, perché mi sembra in questo momento l'obiettivo più concreto. Se non è Frattali, comunque diciamo qualcosa proveniente da Parma, diciamo così. Qualcuno proveniente da Parma, cioè ormai c'è questo asse molto molto caldo tra, appunto, almeno in teoria, tra Bari e Parma. E a tal proposito, anche se non è più un calciatore del Parma, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta di Parma uno degli obiettivi del Bari, e vale a dire Corapi. Ha parlato della stagione del Trapani e tutto il resto. Per quanto riguarda il futuro, lui ha dichiarato: per ora è tutta un'incognita, non si sa nulla. Si riferisce ovviamente anche alla società, alla situazione societaria del Trapani, che sappiamo è molto molto complicata. Ne parlavo proprio ieri con un collega di Trapani, ci servono un po' di soldi per le iscrizioni, sono cose che purtroppo conosciamo molto molto bene, anche se non c'è una situazione debitoria molto molto complicata. Corapi dice: servono molti soldi per pagare contributi e stipendi, appunto, vedremo. Il mio obiettivo è rimanere per giocare, rimanere quindi a Trapani per giocare in Serie B, anche perché non l'ho mai praticamente fatta. Voglio mettermi alla prova e capire se ci posso stare. Luca, come le andiamo ad interpretare queste dichiarazioni importanti di Corapi in ottica Bari? Beh, nel senso, voglio dire, ci sta che comunque un calciatore che ha conquistato un obiettivo importante come quello della Serie B con il Trapani abbia perlomeno intenzione di provarci. Chiaramente poi ovviamente dipenderà molto dalla società, se valuterà che il suo possa essere, diciamo, un profilo utile per la Serie B o meno. Quindi bisognerà valutare tutti questi aspetti, fermo restando insomma che è legittimo da parte sua che ci possa essere l'ambizione di volersela giocare. Sì, io allora lui dice, comunque non dice voglio restare in Serie B, lui dice voglio restare a Trapani per giocare in Serie B. Ripeto, ieri ho parlato con Nino Maltese, insomma, il collega di Trapani che abbiamo ascoltato anche qualche giorno fa, insomma, ha detto che la situazione
È complicata, al momento non ci sono sbocchi particolarmente felici per il Trapani, quindi insomma dispiace tantissimo per il Trapani, però se la situazione come pare dovesse precipitare, insomma difficilmente Corapi resterà. Bisogna vedere se poi arriveranno delle offerte in Serie B, però credo che tra un'offerta di una squadra medio-bassa in Serie B e l'offerta del Bari e De Laurentiis in Serie C, penso che tornerebbe tranquillamente in Serie C, quindi bisogna vedere cosa succederà a Trapani. Intanto, tra qualche giorno la situazione sarà sicuramente molto, molto più chiara. Andiamo avanti. Giorni fa abbiamo dato sul nostro sito su www.radiobiancorossa.it una notizia, una curiosa anticipazione. Perché il Bari, è vero, non ha ancora ufficializzato le date del ritiro, ma si sa, sarà dal 10 luglio a Bedollo, però non c'è ancora l'ufficialità. Grazie, insomma, abbiamo raccolto delle indiscrezioni e come vi dicevo, non ci sarà l'amichevole con il Lecce, mentre ci sarà quella con la Fiorentina, partita che si giocherà a Moena il 17 luglio alle ore 17. Questa la potete, non è ancora ufficiale, però la potete prendere come una notizia ufficiosa, comunque quasi, quasi vera, quindi nel senso che non è ancora ufficiale, però insomma, la fonte è più che certa. Quindi Bari-Fiorentina, Luca, è successo già 2 anni fa, era il Bari di Grosso, Bari che andò in vantaggio con Improta, poi ci fu il pareggio di Baez, che non so che fine abbia fatto, giocatore in Sì. ottica, in orbita fiorentina. Un bel Sì, diciamo Bari, quello. un bel Bari, e sarà anche questa una bella occasione per confrontarsi comunque con una realtà che si sta modificando, innanzitutto dal punto di vista societario. C'è la nuova società, il nuovo presidente che sta appunto contribuendo a ricreare una nuova organizzazione. E quindi sicuramente sarà un test importante già per capire a che punto sarà la preparazione dei nostri. Intanto Saranno, c'è avremo Bonis che sette ci scrive. giorni, di preparazione alle spalle. La prima settimana sappiamo che è quella più pesante, quindi sarà un Bari, insomma, che avrà sicuramente qualche problema dal punto di vista della Sì. tenuta fisica. Vai. Allora, c'è Boris che ci scrive: il primo acquisto sarà Kupitz, secondo Boris. Poi c'è Nostradamus Biancorosso che ci scrive: negli ultimi anni, in questi periodi, tutti erano curiosi di sapere i bilanci dalla Camera di Commercio. Oggi non vedo nessun interesse. Siamo forse sicuri della società? Tengo a precisare che non ci saranno ufficializzazioni di giocatori poiché manca ancora l'iscrizione in C, quindi non si possono fare contratti da professionisti. Senti, Quanti altri giorni dobbiamo aspettare? Aprite gli occhi dalle apparenze. su questa cosa qui poi la chiederemo a Luca, ricordiamocelo, lo chiediamo a Giancarlo, dovevo comunque fargli una domanda più o meno simile, magari riportiamo questa cosa che ci ha appena scritto Nostradamus per quanto riguarda la Serie C. Per quanto riguarda i bilanci, ma non credo che dopo un anno di bilanci dobbiamo stare a preoccuparci di questo, però se avremo l'opportunità, come abbiamo fatto anche in passato, le andremo a consultare. Passo su Spreaker, messaggi su Spreaker. Secondo Paolo, il primo acquisto sarà Kupitz. Ci sono anche delle domande per Giancarlo De Peppo che tra un po' andremo a girare. Poi Alessio ci chiedono: i primi acquisti dell'anno scorso furono Matera e Caccioli? Sì, credo proprio di sì, giusto Luca? Sì, furono loro i primi ad Sì, arrivare. erano sì, dei primi over in ritiro, diciamo, in un ritiro in cui vennero comunque testati nei primi giorni una serie di under, loro furono i primi due over a recarsi lì nel ritiro di Roma. Stranamente sono forse i primi che invece sono andati via, perché insomma, è molto difficile la conferma. Vabbè, Caccioli ormai ha appeso gli scarpini al chiodo, Matera non, molto difficile la sua conferma, e diciamo che sono anche d'accordo perché personalmente ha fatto secondo me un girone di ritorno, non dico pessimo, comunque sicuramente al di sotto delle attese. Intanto su Facebook c'è Indrit che ci scrive: secondo me il primo sarà Sabbione. Noi ce le segniamo queste dritte dei nostri utenti, queste ipotesi, queste scommesse dei nostri, questi pronostici dei nostri radioascoltatori. Via la rassegna stampa, partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, intervista all'amministratore delegato di DAZN, Veronica Di Quattro. Le nozze Bari DAZN funzionano insieme anche in C. Lunga intervista appunto alla responsabile di DAZN, diciamo che non c'è ancora nessuna ufficialità in merito, non si sa se il Bari verrà ancora trasmesso su DAZN oppure sull'altra piattaforma o se ci sarà una terza soluzione. Luca, così a livello di tua preferenza ti andrebbe bene un Bari ancora su DAZN oppure no? Beh, diciamo che
La piattaforma non la conosco, non lo so se è stabile, Eleven Sports, non lo so come funziona, se non lo so. Sì, non è male, non è male. Diciamo che quest'anno ci sono state delle occasioni per cui ti direi di no, perché insomma c'erano riprese abbastanza rivedibili, però ovviamente questo ve l'abbiamo detto più volte, non dipendeva solo ed esclusivamente da DAZN, anzi tutt'altro. Quindi credo che comunque il servizio in linea di massima sia buono e i costi anche accessibili, quindi Soprattutto. penso che insomma, si possa andare avanti in questo modo. Sì, Intanto c'è infatti, un messaggio, sì. c'è Pietro Cassano che ci scrive: come primo acquisto mi aspetto frattali. Guarda, tornando su DAZN, giusto chiudo la parentesi, molti si sono lamentati di alcune inquadrature, ma lì, come avevo detto anche durante la stagione, non è la colpa dei poveri tecnici di DAZN. Per quanto riguarda la qualità, io sinceramente nella prima parte di campionato non ho mai avuto problemi, le partite si vedevano benissimo, poi qualche problemino, magari un problema della mia connessione, però tutto sommato, insomma, diciamo prova superata da parte di DAZN. Andiamo avanti, Gazzetta dello Sport, un Bari modello Parma per nuove promozioni. Gli emiliani in 3 anni dalla D alla Serie A, di quella squadra c'è Di Cesare, in arrivo Frattali, Scavone, Corapi e Baraglie. Questo sul Corriere dello Sport. No, sulla Gazzetta dello Sport, scusate. Bene, e allora, tra poco avremo con noi Giancarlo De Peppo, e fu proprio il database biancorosso a fare per primo il nome di Michael Foloruncio, si pronuncia così, ieri mi sono informato, centrocampista della Virtus Francavilla, come probabile pista di mercato per il Bari. Di lui ora parlano anche giornali e siti per conoscerlo meglio e per capire se è un reale obiettivo del Bari. Attenzione, seguitela con molta attenzione questa intervista. Ci siamo rivolti al giornalista che segue le sorti della Virtus Francavilla, Giuseppe Andriani. Ascoltiamo. Tanto non capirai. Next season. Gli uomini mercato del Bari non hanno nel mirino solo calciatori delle categorie superiori, perché sono tanti i calciatori di Serie C visionati in questi mesi. Tra questi ci sarebbe il centrocampista della Virtus Francavilla, Michael Foloruncio. Per capire se il Bari è realmente su questo ragazzo classe 98, ci rivolgiamo al giornalista di Canale 85, Giuseppe Andriani. E allora, Giuseppe, presentaci innanzitutto questo ragazzo, le sue caratteristiche, se non erro anche un passato importante, e poi se ti risulta sia seguito dal Bari. Buonasera, buonasera a voi tutti. Allora, intanto una piccola presentazione di Michael Foloruncio, un ragazzo interessante, è un classe 98 cresciuto nella primavera della Lazio, ha anche una panchina in una partita di Coppa Italia a San Siro, peraltro, proprio con i biancocelesti, era stato allenato all'epoca da Simone Inzaghi, aveva insomma fatto un campionato importante in Primavera 1, poi l'anno dopo la Lazio sarebbe retrocessa in Primavera 2, è un calciatore forte fisicamente, ai tempi di inserimento, quest'anno ha realizzato 7 reti e quindi insomma sicuramente è un qualcosa di importante per un calciatore ventenne in Serie C. Credo che sia un calciatore destinato probabilmente o a una C altissima o a una Serie B. La posizione della Virtus Francavilla è molto chiara: si muove solo e soltanto in caso di un'offerta vera, di un'offerta rinunciabile. Poi rinunciabile potrebbe anche non essere, nel senso che comunque serve cash sul piatto. Non bastano poche decine di migliaia di euro per far muovere Michael Foloruncio, come non basterebbero per Anthony Partipilo restando in ambito Virtus Francavilla. Mi risulta che il Bari abbia fatto un sondaggio, abbia chiesto delle informazioni tramite un procuratore vicino al ragazzo e vicino anche alla società biancorossa, di cui però, come capite, per mantenere la riservatezza delle fonti, preferisco comunque non fare il nome. Mi risulta però che il ragazzo sia più vicino al Leeds United, squadra di Championship, inglese, che ha una proprietà italiana, e che quindi con loro si sono fatti dei passi avanti più importanti. La Virtus non è una squadra che ha necessità di fare cassa, la Virtus da sempre fa cassa quando gli conviene, quindi probabilmente per Foloruncio la trattativa o col Bari o con Lizzo, con chiunque altro, vi posso garantire che c'è stato un incontro a Milano un mesetto fa, addirittura con il Genoa, con chiunque altro la trattativa potrà anche essere lunga, perché la Virtus non è una squadra che ha bisogno di liquidità per fare cassa. Tanto non capirai. Next season. E allora, importantissime le notizie che ci ha comunicato Giuseppe Andriani da Francavilla Fontana, perché sono notizie importanti che riguardano questo calciatore. Allora, l'abbiamo nominato più volte in questa puntata, ora in linea con noi. Saluto e ringrazio per essere ancora con noi l'avvocato giornalista Giancarlo De Peppo. Ciao Giancarlo, ben ritrovato.
Ciao, ben ritrovato a te, un saluto ovviamente a Luca e a tutti i tifosi del Bari in ascolto. Ovviamente se avete domande da rivolgere a Giancarlo De Peppo scriveteci sulla nostra chat o al 392-579-3945, ci sono già delle domande per te. Allora, che cosa ci ha detto Giuseppe da Francavilla? Vabbè, ci ha descritto questo calciatore, forte fisicamente, 7 reti quest'anno per quanto riguarda Folo Runcio, si pronuncia così. Ci ha detto delle cose importanti. La prima, caro Giancarlo, che andrà via solo davanti ad un'offerta vera. Perché per fortuna loro, la Virtus Francavilla, non ha problemi economici, quindi solo davanti a un'offerta concreta e non pochi spiccioli da quello che ci ha fatto capire, solo in questo caso andrebbe via. C'è stato un sondaggio del Bari tramite il procuratore di Folo Runcio, quindi contatto. Gagliardi. Bravissimo. Però pare che su di lui ci sia il Leeds, la squadra di quel signore che... Ecco, quindi ecco, bravissimo. Quindi la situazione è questa: ci vogliono i soldini. Il Bari è interessato, però pare che il Leeds sia sul giocatore e possa andare in Inghilterra. Che ne pensi? Ma bisognerà vedere. Il Bari lo so che l'ha fatto seguire più o meno costantemente durante tutta la stagione. Poi bisognerà vedere anche lo stesso giocatore, il suo entourage. Che cosa possono decidere tra un'eventuale esperienza all'estero e invece continuare un percorso in Italia con la prospettiva di un progetto importante. Allora Giancarlo, ci sono delle domande per te, vado con la prima, l'altra la leggiamo più tardi. Di Paolo Caputo, che tu dovresti conoscere. Secondo l'avvocato... Un saluto. Secondo l'avvocato De Peppo, i primi acquisti potrebbero essere Kupić, Krešić, Korapi, Sabione e Scavone. Chi altro? Vabbè, diciamone solo uno, dai. È un po' la domanda del sondaggio di oggi. Diciamo quasi certamente un paio di questi, soprattutto quelli il cui cognome inizia col K. Col K, sono d'accordo con Giancarlo. A proposito, ripeto, non perdetevi il contributo audio di fine puntata, perché insomma parleremo del probabile nuovo, del primo acquisto del Bari. Giancarlo, prima di parlare ancora di calcio mercato, voglio soffermarmi su un contesto, un paio di questioni. La prima: la settimana scorsa la società, la SSC Bari, è diventata una SPA. Ti chiedo di spiegare il perché di questa trasformazione e cosa comporta. Beh, il perché di questa trasformazione è presto detto. In Serie D le società possono solo essere società dilettantistiche per appartenere al campionato di Serie D o a campionati inferiori a quella categoria, quali potrebbero essere l'eccellenza, la promozione e giù di lì le tre categorie inferiori ancora. Quindi una volta arrivato il Bari in Serie C ha dovuto trasformare la propria denominazione, ma anche appunto la propria struttura societaria in società per azioni, appunto per poter partecipare al campionato di Serie C facente parte della Lega Pro. Ecco Giancarlo, prima ci è giunto un messaggio da parte di Nostradamus Biancorosso, vabbè, parlava anche di altre cose, però Luca, c'è un passaggio che andrei a rileggere, magari lo giri questa domanda a Giancarlo, quella relativa all'affiliazione, se non ricordo male. Luca? No, non sento più Luca. Comunque Giancarlo, per quanto riguarda l'affiliazione, sì, non è una vera e propria affiliazione, perché il Bari come squadra, come società di Serie G, era già affiliata alla federazione, però nella Lega Dilettanti con la struttura societaria di società dilettantistica, ASD come acronimo. E adesso invece è trasformata in società per azioni, però questo comporta una serie di adempimenti che sono fra l'altro nella imminenza della iscrizione al campionato di Serie C. Secondo taluni il Bari non potrebbe tesserare prima di un certo giorno, però al di là se possa o meno tesserare prima di una certa data a seguito della trasformazione,
c'è il fatto oggettivo che prima della data del 1° luglio nessun contratto può essere depositato in Lega e quindi comunque nessun giocatore può essere tesserato. Quindi questo spiega il perché non solo il Bari ma anche le altre società che sono in possesso di accordi anche su moduli firmati dalla moduli della Lega firmati e sottoscritti dalle parti non possono ufficializzare se non degli accordi ma non l'acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore in maniera prettamente ufficiale, insomma. Quindi bisognerà comunque aspettare e non è solo un problema del Bari, ma diciamo di tutte le società che sono in quella situazione lì, giusto? Sì, forse i radioascoltatori ricorderanno che in qualche occasione negli anni precedenti, quando c'era un acquisto, chiamiamolo acquisto perché tanto era quello l'oggetto del contendere, precedente alla data di apertura della lista trasferimenti, volgarmente detta calciomercato, anche sul sito ufficiale veniva fuori che il Bari aveva un accordo per il tale giocatore. Ovviamente non poteva dire che ufficialmente il giocatore era stato acquisito a livello di prestazioni sportive proprio perché precedente a quella data. Perfetto. Giancarlo, ti stupisce il vedere il solo Luigi De Laurentiis nell'organigramma della SSC Bari S.p.A.? Ma non mi stupisce del tutto, anche perché comunque rispetto all'anno scorso dove c'erano gli altri vicepresidenti della famiglia, nell'anno scorso era una società dilettantistica e di serie D, anche se qualcuno faceva sorridere la cosa perché si trattava e si tratta di una grossissima piazza come quella di Bari. Adesso che sono a livello professionistico, diciamo che è giusto e anche opportuno che ci sia solo Luigi De Laurentiis. Ti leggo qualche altra domanda. Queste sono di calciomercato. Alessio, dove? Allora, sa qualcosa l'avvocato De Peppo circa una voce che parla di un interesse del Bari per il centrocampista Simone Ercolani del Manchester United, 19 anni, Ravennate, con il contratto in scadenza? Io non ne so. Sì, un giocatore che può fare indifferentemente sia il centrale di difesa che il centrale di centrocampo, molto giovane, 19 anni, siccome è in scadenza con il Manchester United, sembra che il suo procuratore attenda fino a una certa data una proposta di rinnovo del Manchester, dopodiché il giocatore è libero di vagliare ed eventualmente accettare altre offerte e il Bari ha effettuato un sondaggio. Intanto Luca mi ha girato il messaggio di Nostradamus, giusto per chiarire, lui dice: tengo a precisare che non ci saranno ufficializzazioni di giocatori poiché manca ancora l'iscrizione in Serie C, quindi non si possono fare contratti da professionisti, giusto? Sì, questo probabilmente è anche così, perché in effetti da più parti si diceva che o il primo o il secondo lunedì del mese, quindi o il 3 o il 10, i giocatori confermati avrebbero sottoscritto i nuovi contratti da professionisti. Invece magari qualcuno lo avrà anche sottoscritto perché ma non l'hanno pubblicizzato, ma non si possono depositare ancora. Perfetto, Giancarlo, al volo, la seconda questione che invece voglio affrontare con te è quella relativa alla possibilità, perché è ancora una possibilità, che il San Nicola venga concesso anche al Monopoli, al Bisceglie. Se ne è parlato ieri, sono stati degli articoli, in pratica Monopoli e Bisceglie hanno dei problemi nel mettere in regola i propri impianti per il prossimo campionato di Serie C, e il Bari, o meglio il comune di Bari, avrebbe offerto questa possibilità di giocare le gare casalinghe al San Nicola. Chiariamo come stanno le cose, perché insomma molti pensano che sia imminente l'arrivo del Monopoli, del Bisceglie al San Nicola. Non è proprio così. Ma non è proprio così, perché innanzitutto quando si effettuano gli adempimenti per l'iscrizione bisogna indicare un impianto dove come fece Gian Caspro gare. Come fece Gian Caspro quando indicò Avellino, se non ricordo male, o Benevento. Sì, Avellino lo Benevento. Indicò in subordine, sì. E dove appunto poter disputare le gare casalinghe.
Quindi al di là di quello che può essere effettivamente la disputa delle gare, Bonopoli e Biscelli hanno avuto questa possibilità da parte del comune di Bari. Non dimentichiamoci che nel caso del Monopoli, Monopoli appartiene alla città metropolitana di Bari, sì, come comprensorio, e quindi sicuramente questo è stato dettato appunto da questa situazione. Comunque in ogni caso bisognerebbe, siccome la squadra che usufruisce in maniera principale dello Stadio San Nicola e sarà il Bari, in ogni caso ci potrebbe essere anche in linea teorica un'alternanza, ma solo con una delle due, perché materialmente impossibile. Non esiste una terza domenica nella possibilità di poter fare l'alternanza. Giancarlo, tornando al calciomercato, questo ping pong che stiamo facendo in questo collegamento, in questi giorni si è parlato anche di un ritorno di Karamoko Sissé. Che ne pensi? Ti piacerebbe? Ma a me non dispiacerebbe, però pare che Karamoko Sissé abbia avuto quest'anno dei problemi fisici ancora maggiori di quelli che aveva avuto l'anno scorso, quando in tre periodi, se non ricordo male, fu assente per malanni muscolari. Quindi assolutamente non è un'idea secondo me da tenere in considerazione. Perfetto, ultima battuta, anche se insomma ne potremmo parlare per ore e ore. Secondo te quante squadre non si iscriveranno alla prossima Serie C? Abbiamo letto del Foggia ieri in vendita 1 euro, ci sono tante altre squadre con diversi problemi. Ma non conosco le problematiche degli altri due gironi. Se il Bari farà parte del girone meridionale tradizionale, credo che nel girone meridionale tradizionale non saranno più di 3 le situazioni delicate, ma magari anche quelle 3 potrebbero addivenire a una risoluzione positiva, però secondo me sono da 2 a 3 le situazioni a forte rischio, e purtroppo dobbiamo dire da pugliesi, al di là delle rivalità e degli sfottò di coloro che hanno tra virgolette goduto delle nostre disgrazie calcistiche, mi dispiace che fra le situazioni maggiormente a rischio ci sia quella proprio del Foggia. Ecco, ma non se la passa bene neanche il Lecce, perché è notizia dell'ultima ora: batosta sul Lecce da 600.000 euro, false fatture per evadere il fisco. Una bella mazzata anche per i cugini leccesi appena tornati in Serie A. Bene, con questo io voglio, ti rubo 30 secondi. Vai. Su questo dico che non è una bella cosa quando la si fa, anche su Lecce bisogna vedere, verificare se ciò sia successo o meno, però questo calcio inizia ad essere talmente costoso che come dicevano i vecchi giuristi, astifizi e raggiri possono essere all'ordine del giorno, un po' come quelli in sede di bilancio della precedente società del Palermo. Perfetto, e con questo io ringrazio l'avvocato giornalista Giancarlo De Peppo. Giancarlo, grazie mille, forza Bari, alla prossima. Sempre forza Bari, ciao. Ciao, ciao Giancarlo, grazie. Bene, questo Giancarlo De Peppo. Luca Deleteris, allora abbiamo un pochino chiarito la questione relativa all'affiliazione di Serie C, perché ne parlava anche Pedullà qualche giorno fa nella sua trasmissione su Sport Italia. Insomma, è una situazione che non riguarda solo il Bari dovrà aspettare innanzitutto nel rendere pubblici i contratti da professionisti con i calciatori che resteranno comunque della passata rosa, e poi anche nell'ufficializzare i nuovi acquisti, quindi bisognerà comunque aspettare. Luca, una tua battuta flash su questa situazione che ho appena letto del Lecce, insomma forse si sono proprio ribaltate le posizioni, da il Bari era un po' la pecora nera, ora invece Lecce e Foggia insomma non se la passano benissimo. Sì, diciamo che negli ultimi anni in generale la Puglia non ha avuto, ecco, tantissima fortuna
in questo senso tante problematiche a livello societario, problematiche che adesso stanno toccando appunto Lecce e Foggia, che insomma, spero per loro possano comunque risolvere le rispettive problematiche. Sì, beh, quella del... Intanto notizia dell'ultima ora data da tutto il mercato web, su Antenucci c'è anche il Lecce. A proposito di Antenucci, ieri sono circolate delle fotografie prese in pratica dal profilo Instagram dello stesso attaccante della SPAL. Antenucci è in vacanza in Puglia, un po' come fanno tantissimi altri italiani, e ha pubblicato delle foto con la sua ragazza, moglie, non lo so, a Polignano. Qualcuno ha iniziato a fare... determinati pensieri a Polignano, allora vuol dire che verrebbe a Bari. Che ne pensi? Beh, diciamo che sono sempre questi i cosiddetti indizi social, segnali social, sì, che ovviamente fanno anche sognare, se vogliamo, in certi periodi dell'estate, soprattutto nel calciomercato estivo, però voglio dire, hanno un peso secondo me molto, molto relativo, per quanto poi magari possa anche esserci la volontà di provare a prendere un calciatore come Antenucci, ma insomma, il fatto che si vada a fare il bagno a Polignano, il gelato a Polignano, conta meno. Però pensando che le vacanze si programmano, insomma, almeno i comuni mortali fanno così mesi, settimane prima, quindi insomma, non penso che ci sia un nesso tra l'eventuale arrivo a Bari e la presenza appunto di Antenucci a Polignano. Intanto Antonio ci scrive per quanto riguarda il primo acquisto, lui ipotizza Poli e ci scrive che fine ha fatto, è una delle trattative, uno dei giocatori seguiti. Tempo fa parlammo di questo interesse del Bari per Poli, è uno dei calciatori preferiti da Matteo Scala. Vedremo se riusciranno a trovare un'intesa economica e a portarlo a Bari, però resta un obiettivo del Bari e sicuramente una coppia difensiva Poli di Cesare in Serie C sarebbe veramente tanta tanta roba. Bene, andiamo avanti, siamo giunti al momento del secondo contributo audio di giornata. Come detto, tante le voci, tanti rumors, ma tra queste qualcosa di concreto potrebbe veramente esserci. A cosa mi riferisco? Ascoltiamo, ascoltate tutti insieme. Tanto non capirai, tanto non capirai. Next season. Tra i calciatori seguiti dal DS biancorosso Matteo Scala c'è sicuramente Thomas Kupist, centrocampista di proprietà dell'Ascoli. Per capire se il polacco classe 90 è realmente un obiettivo del Bari, ci rivolgiamo al direttore di Piceno Time, Marco Amabili. Allora Marco, presentaci innanzitutto questo calciatore, che tipo di calciatore è, in quale ruolo rende meglio, perché qui si è parlato di mezzala, esterno, dove rende meglio, come mai l'Ascoli se ne priva e poi se è realmente vicino al Bari. Ti confermo che Tomasz Kupis è molto vicino al Bari, l'Ascoli non si opporrebbe a una sua partenza, il ragazzo in questo momento è in vacanza, è stato prima alla Hawaii e poi in California. Quando rientrerà insieme all'agente Paolo Paloni si definirà il suo passaggio al club biancorosso con un contratto biennale. L'Ascoli ha prelevato Kupis la scorsa estate dopo il fallimento del Cesena a titolo definitivo, facendogli firmare un contratto biennale. Era stato acquistato per essere il titolare nel 3-5-2 che Vincenzo Vivarini ha provato per tutto il ritiro in Coppa Italia e nelle prime due gare dello scorso campionato di Serie B, in cui Kupis è partito titolare a destra nel 3-5-2. Poi cosa è successo? Che della terza giornata di campionato, Ascoli-Lecce 1-0 con gol di Ardemagni, il tecnico bianconero è passato al 4-3-1-2, un modulo che non si sposa per nulla con le caratteristiche di Tomasz Kupis, che infatti da quel momento in poi ha giocato pochissimo. In tutto il girone è andato ad Ascoli 9 presenze, 4 delle quali da titolare, ed era diventato fondamentalmente l'alternativa nel ruolo di terzino destro al titolare Lorenzo Laverone. Per questo motivo il 20 gennaio del 2019 è stato ceduto in prestito al Livorno, e anche con la squadra toscana le cose non sono andate benissimo, nonostante Breda optasse per un modulo 3-5-2-3-5-1-1, anche lì 9 presenze delle quali 4 da titolare. È stata una questione prettamente tattica qui ad Ascoli, nonostante il ragazzo sia serissimo, un grande atleta,
davvero metodico, un uomo spogliatoio, grande esperienza, già 29 anni con tantissime presenze in Serie B. Quando ha lasciato Ascoli a gennaio sono stati tanti i suoi compagni di squadra che hanno avuto messaggi di simpatia sui social, quindi è stato ben voluto. Ha giocato poco per una questione tattica. Kupić, a mio avviso, è un giocatore che può fare la differenza, soprattutto in Serie C, ma deve essere schierato nel posto giusto. Dove lo vedo io meglio? In un 4-4-2 esterno alto. In un 4-3-3, soprattutto in Serie C, potrebbe essere, diciamo, l'attaccante di destra. A corsa, a progressione, non ha tantissimo dribbling, però è un giocatore che dà il 100% per tutti i 90 minuti della gara. Dipende molto dal modulo che adotterà Cornacchini. Nel 4-3-1-2 di Vivarini non ha trovato spazio perché mezzala non lo è, lo può fare in alcune circostanze ma non ha le caratteristiche della mezzala, e infatti qui non è stato mai schierato nel ruolo di mezzala destra, quindi è un esterno puro da 4-4-2, può giocare anche a sinistra nonostante sia destro di piede, ma ovviamente non avendo tantissima qualità e non avendo tanto dribbling sulla sinistra rende meno rispetto che sulla destra, quando è in giornata poi le sue progressioni possono fare la differenza. Tanto non capirai, tanto non capirai. Next season. E allora ringraziamo Marco Amabili da Ascoli perché ci ha, insomma, dato tante notizie. La prima, la più importante, è tutto fatto. Kupić sarà un nuovo giocatore del Bari, è in vacanza negli Stati Uniti, l'Ascoli ha dato il via libera alla cessione, firmerà un biennale col Bari non appena appunto rientrerà dalle vacanze, c'è il suo agente che lo aspetta, c'è il Bari che lo aspetta, quindi un biennale per Kupić. Luca, buona notizia. Ma io sì, sono molto, molto felice di questo acquisto, perché è un calciatore che a me piace moltissimo. Durante l'ultima stagione non ho avuto modo di seguirlo, il collega ci ha fatto un profilo molto, molto chiaro, ha avuto poco... E ora ci soffermiamo su quello, comunque vai. Ha avuto poco spazio, però credo sia un giocatore davvero che possa fare la differenza. A proposito di questioni tattiche, io lo vedo sposarsi benissimo nel ruolo di esterno destro, anche in un ipotetico 4-2-3-1, ruolo che lui ricopriva fino a qualche anno fa a Novara, dove forse ha avuto la migliore esperienza della sua carriera. Ecco, l'importante è che non si giochi con il 4-3-2-1, perché come abbiamo ascoltato ad Ascoli ha avuto problemi, perché addirittura era diventato l'alternativa di Laverone, quindi di un terzino destro, quindi... Anche sì, ma perché anche non è assolutamente un terzino, assolutamente, lui assolutamente. Non, tutto è tranne che un terzino. Quindi o un 4-4-2 o un 4-3-3. Nel 4-4-2 farebbe l'esterno alto, per intenderci l'Alvarez del Bari di Ventura, per intenderci. Oppure nel 4-3-3 l'attaccante di destra, quindi un giocatore molto più offensivo. E io credo, Luca, che insomma, ora non so quale sarà l'attaccante centrale, però un Floriano a sinistra e un Kupić a destra, tanta roba in serie C. Sì, diciamo che lui non è, ecco, dal punto di vista tecnico, non è un giocatore alla Floriano. No, appunto, sono diversi. Ha caratteristiche diverse, un uomo, un giocatore anche intelligente dal punto di vista tattico, quindi secondo me molto utile in qualsiasi squadra, quindi soprattutto in un ipotetico 4-3-3, ancora di più in un 4-2-3-1, dove magari gli esterni devono necessariamente dare anche una mano in più in fase di copertura. L'importante, insomma, come ne parlavamo anche nei giorni scorsi, si parlava di Kupić mezzala, non è una mezzala, non è assolutamente il suo ruolo, come detto, o l'esterno o l'attaccante di destra nel 4-3-3, sono questi i suoi ruoli. Però da un lato ipotizziamo la tecnica, la fantasia, l'estro di Floriano, dall'altra parte la corsa, la velocità, la potenza fisica di Kupić e anche l'esperienza, mettiamoci, insomma, sarebbero due esterni, qualora Cornacchini dovesse schierare il Bari col 4-3-3, sarebbe un Bari veramente molto molto pericoloso. Poi vedremo chi sarà la punta centrale, proviamo a sognare un po', ci mettiamo sto benedetto Antenucci, sarebbe un attacco, Luca, io penso da alta serie B. Beh sì, decisamente sì, diciamo che non avrebbe un attacco che non avrebbe nulla da invidiare a moltissime squadre di serie B. Bene, allora con questa notizia, insomma, vi ho detto di aspettare perché ne valeva la pena, quindi Kupić, Thomas Kupić sarà
siamo ancora in condizionale, probabilmente il primo acquisto dovrebbe essere il nuovo acquisto del Bari, il primo acquisto del Bari, vedremo un pochino, sicuramente non verrà ufficializzato nei prossimi giorni, come detto è in vacanza, dovrà tornare, poi c'è tutta quella storia che ci ha ben spiegato Giancarlo De Peppo, però dovrebbe essere lui il primo acquisto del Bari. Bene, veramente tutto per quest'oggi, per questa puntata di Tanto lo capirai in Next Season, saluto e ringrazio Luca Deleteris, Luca ci riascoltiamo venerdì sempre qui su Radio Biancorossa. Ciao Nicola, grazie a te, appuntamento a venerdì, buon proseguimento di giornata a tutti i nostri radioascoltatori. Rinnovo quindi l'appuntamento per venerdì con Tanto lo capirai Next Season, sempre alle 14, sempre qui nella casa dei tifosi del Bari, Radio Biancorossa. Forza Bari e ciao! Senti questa voce. Tanto non capirai. Next Season. Next Season. Next Su Radio Biancorossa.